Questa che vi presentiamo è una storia lunga un secolo. Il concorso internazionale di eleganza automobili di Montecatini Terme nacque nel 1934 nella cittadina termale toscana per iniziativa della RASCI, Reale Automobile Club Italia. Da subito fu un grande successo, come emerge dalla ricca documentazione sulla storia del concorso del secolo scorso, recuperata dal Kurzweil Car Club ed originata dal reperimento di gadget degli anni 30. È stato proprio partendo dalla prima edizione del 1934, con una originale targa prodotta in quell'anno per tutti i partecipanti e rinvenuta per un fortuito caso, e del materiale degli anni che si succedettero, che il club diede il via nel 2018 alla ripresa del periodo più recente della manifestazione. I giornali del 1934 evidenziano che già in quella prima edizione, così scrissero, Montecatini è stata letteralmente invasa da un numero considerevole di macchine e da una immensa folla convenuta da tutta la Toscana, dall'Umbria, dalle Marche e dalla Liguria. Ulteriori pochi ma validi attestati di quel periodo risalenti al 1935, edizione che vide la presenza di oltre 300 vetture, e del 37, insieme a quelli di una edizione tenutasi nel 1943 in pieno periodo bellico, completano la storia della manifestazione nella prima metà del secolo scorso. Dopo un periodo di inattività, con un solo evento realizzato sempre a Montecatini nel 1957 davanti lo stabilimento termale Tettuccio, il concorso riprese con grande fervore negli anni 60. Erano gli anni d'oro per l'economia, quindi anche per l'automobilismo ed il turismo, ed ancor più per la cittadina termale toscana. La manifestazione ne ottenne grandi benefici, e come risulta dagli articoli dell'epoca recuperati dagli archivi di alcune testate e da quello storico dell'ACI, vedeva allora la partecipazione di importanti case automobilistiche e di carrozzieri in cerca di riconoscimenti e definitive consacrazioni. Tra questi comunque c'erano presenti nomi prestigiosi come quello di Pininfarina, che, risulta dai documenti recuperati, preferì partecipare alla manifestazione con proprie vetture, rifiutando quindi per evidenti motivi la presidenza della giuria del concorso. O altri di pari livello come Ferrari, Lamborghini e Maserati. La presenza di circa 200 vetture e di 30.000 spettatori in alcune edizioni degli anni 60 rappresentarono la consacrazione definitiva del concorso. Anche i premi furono all'altezza dell'evento, dalla medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Saragat per il vincitore assoluto alla Coppa del Ministro Andreotti, fino alla produzione di una eccezionale opera in bronzo dello scultore pistoiese Iorio Vivarelli per due edizioni consecutive. Nel 1964, a conferma del successo conseguito, il primo premio andò quale migliore fabbrica italiana di carrozzeria alla Pininfarina, che aveva presentato al concorso tre vetture ufficiali, per quelle estere alla Ford, e il premio al merito alle fabbriche Osi, Turing e Bertone. In quegli anni avvenne, come documentato, un cambiamento importante nell'organizzazione del concorso. All'edizione che fino dal 1934 era riservata alle auto moderne, quelle allora in produzione, si affiancò proprio nel 1965
anno nel quale la manifestazione si tenne negli stessi giorni 18 e 19 settembre, come sarà nel 2021, è rafforzato ancor più nel 66 il settore delle auto d'epoca, che nella prima edizione presentava diversi esemplari prima moderni che avevano partecipato all'evento del 1934. Fu un abbinamento di grande successo che diede ancora più prestigio al concorso, che con il passare degli anni fu convertito totalmente al settore delle auto d'epoca. Nel 2018 la 13ª edizione si svolse con rinnovato successo e con la vittoria assoluta della Ferrari 250 GTL. Una 12 cilindri, scrisse la giuria, prodotto del genio italiano, vittoriosa in tutte le maggiori competizioni, telaio della migliore scuola italiana, disegno di Pininfarina, chiaro esempio di elegante gran turismo. La vettura venne poi esposta per 3 giorni a Milano Auto Classica, nello stand del Kurza Car Club. E siamo così arrivati al 18 e 19 settembre 2021 con la 14ª edizione. Ma questo lo leggeremo nelle prossime puntate.